Voilà ragazzi, ciao a tutti la Nick raga, bentornati su Ark Ascended. Come sempre raga, inizio il gameplay ricordandovi che in descrizione se può interessarvi ci trovate un link che vi permette di comprare tantissimi giochi scontati. In descrizione trovate anche i miei canali social e se non siete magari già iscritti al mio canale YouTube, ovviamente vi invito ad iscrivervi se vi va e vi invito anche ad attivare le notifiche se volete. Allora ragazzi, dunque riprendiamo, questo è il terzo episodio. Nello scorso episodio abbiamo catturato un parasauro. Eccolo qua. Oggi non lo so ancora cosa possiamo fare. Penso che l'ideale è vedere cosa ho, cosa non ho e cosa posso sbloccare. Così più o meno. Ah, mi pare che dovevo fare la... È vero. Dovevo sbloccare... Come si chiama? Mortaio e pestello, l'ho già sbloccato, lo devo creare. Devo creare mortaio e pestello. Poi vabbè, ci abbiamo 23 punti da investire e io penso che senza ombra di dubbio mi conviene investire questi 23 punti non nella zattera perché al momento non vado da nessuna parte, è troppo presto. Penso che l'ideale è praticamente aggiornare la base e farla in legno perché il legno resiste meglio della paglia. Ok, mi pare già una buona cosa. Quindi ho sbloccato praticamente tutto quello che è legno. E adesso invece pensiamo un attimino al mortaio e pestello, che è una cosa che serve. Quindi facciamo traccia, così mi dice quello che serve. Abbiamo bisogno di pelle e pietra. Pietra, ce l'ho, la pelle. E vabbè, andiamo più a sta pelle, va. Ah, fammi una cosa, questo qui posiamolo perché insomma non mi va di perderlo, non mi serve per ora. Carne marcia, è marcita tutta la carne che avevo con me. E che mi è rimasto di carne? Oh, un po' di carne per fortuna è rimasta, però poca, vabbè che mo vado a cacciare, quindi perché mi serve la pelle. Però già mi sono dimenticato cos'è che dava più pelle e cos'è che dava più carne. Già non mi ricordo più. Vabbè. Allora, l'acqua ce l'abbiamo. Vedo un dodo. Dobbiamo fare pelle. Così facciamo mortaio e pestello. Quello è un dodo, sì. Allora, non ricordo. Scusa se ho ammazzato la mamma. Pare che dà più pelle che carne, quindi. Oh, qui c'è il papà. Ciao, bello! Ho lasciato due orfani. Andiamo a vedere cosa c'è in quella, diciamo, cassa, perché alla fine è una cassa. Ammazza che, oh, mi sta accecando. Cos'è? Tutta roba di paglia. Che ci devo fare? Sella per pachicefalosauro. Questa la pigliamo. Ma tutta roba in paglia. Ma sinceramente. Oh, aspetta, questo che è? Oh. C'è anche della carne. Ok, ma la roba in paglia non mi interessa. Tanto io devo aggiornarmi in legno. Quindi che me ne frega a me della roba in paglia. Signora Tartaruga, com'è? T'a posto? Ma sta a fa' notte un'altra volta? Ma porca miseria, ma com'è che io faccio i video sempre quando fa buio? Sta a fa' notte di nuovo, non ci posso credere. Riesco sempre a fare il video quando fa buio perché... E questo è un server, quindi il tempo scorre anche quando non gioco. E quindi mi ritrovo che è sempre notte, va. Allora, mi serve della pietra e con l'accetta. L'accetta dà più pietra che selce. Ok, pigliamo tanta pietra. Servirà. E
E devo pigliare anche la legna se vogliamo fare una casa di legno. Se spaccherà prima o poi, no? Allora, posso riparare gli attrezzi? Ripariamo gli attrezzi. Ok, andiamo a fare un mortaio e pestello che mi serve. Oh, quell'altro se l'ammazziamo è buona come cosa. Ma attenzione, alle volte vanno in coppia. Ok, per ora mi basta quello che ho. Allora, abbiamo recuperato carne. Caspita, quello lì potrei addomesticarlo. E potrei, tecnicamente, potrei. Questo tecnicamente posso addomesticarlo. Il problema è che ho lasciato la mazza. Livello 20. Fa un po' schifo, però tanto... Che me costa? Ci proviamo, dai. Ci proviamo a catturarlo. Dovrei farcela. Se non vola via... Dov'è andato? Ottimo, easy. Questo vuole la carne. Questo mangia la carne per addomesticarlo, quindi ci abbiamo delle narcobacche, così le narcobacche praticamente sono tipo un sedativo per tenerlo addormentato. La narcobacca lo tiene addormentato. Ok, pigliamo pure questo che mi tornerà utile in futuro. O anche per difendermi. Tanto alla fine meglio averlo come alleato che non averlo proprio. Meglio averlo amico che averlo nemico. Quindi ci abbiamo la sella. Questo qua vabbè non mi serve. Mi devo fare una cassa grossa perché questa non va bene. Grande scatola di stoccaggio, fibre e legna. Ci vuole più legna. E la fibra? Ce l'abbiamo. Ok, la fibra. Andiamo a posare qualcosa che pesa, tipo la sella. E questo non mi serve. E devo fare quel coso. Dove caspita è? Crea uno. Ok, ancora niente. Vabbè, ci vorrà tempo. Allora, questo lo mettiamo qui da qualche parte. Aspetta. Disable snapping è una buona idea perché... Come caspita si disattiva? Ecco. Lo mettiamo magari qua, sto mortaio e pestello. Ancora niente. Ma tu sei carnivoro, no? Ah, me pare. In teoria lo è. La carne è buona. Teniamolo addormentato. Se no, se il torpore scende a zero, si sveglia e scappa via. Quindi teniamolo addormentato. Accendiamo un po' sto fuoco che non si vede niente. Mi sa che devo andare a prendere un po' di legna. Accendiamo sto fuoco che ormai sta a fa buio, non si vede niente. Quindi la carne potrei cucinare. No, il pesce, cuciniamo il pesce. Così me lo tolgo dall'inventario. Allora, questo qui potrei indossarlo perché è più buono di quello che tengo adesso. Ma questa è una mazza che ho trovato. Ah, ho trovato un'altra mazza. Sì, ma io c'ho quella buona. Questa la butto, che me ne devo fa. Oh, ma quando è che questo... Ma sto sbagliando qualche cosa? Perché non si addomestica?
pare strano, ci sta a mettere un botto di tempo. Cioè, in teoria vuole la carne. Ah, eccolo, a posto. Ok, perfetto. Ci siamo riusciti. Bene. Livello 29, era livello 20, però diciamo adesso è salito di livello addomesticandolo. Bene, mo raga, con questo qua, con questo qui per ora non ci possiamo fare niente, ma se un giorno, quando avremo la sella, poi lo possiamo cavalcare e volare via. Per ora non ho la sella, purtroppo. Allora, dunque, dove ero rimasto? Che stavo un po' a sistemarmi l'inventario. Mi sa che mi aumento il peso. Mi aumento il peso, che è una buona idea. E allora, facciamo una bella cosa. Prendiamo questo. Prendiamo le narcobacche, che a lui non servono più. Andiamo a fare narcotici per addormentare gli animali. Quindi metto questo dentro, questo dentro, e famo narcotici. Ok, andiamo a buttare quelle cose che non uso. Quindi non mi serve questo e non mi serve manca la mazza. Basta. Ok, poi vediamo un po'. Che altro dovrei fare? Ah sì, la legna. La legna. Ah, e devo fare... Sì, e devo fare... Ok, allora. Andiamo a prendere un po' di legna. Dobbiamo fare una cassa grande. E dobbiamo anche fare... Come si dice? Dobbiamo ristrutturare casa in legno, che è più resistente. Quindi possiamo tranquillamente spaccare legna. Fatto la cacca. Sono salito di livello di nuovo. Gli alberi ricrescono dopo un po'. L'importante è che non ci sono strutture di mia proprietà vicino, altrimenti non appare niente. Un altro. Ho sentito un pteranodonte. Ok. Mi sa che mo' pigliamo un po' di paglia, che serve anche quella per costruire. No, so carico. Sono troppo carico, basta. Anzi, quasi quasi un altro punto su peso, va. Ok, 500 di peso mi sembra una buona idea. Perché sennò non posso trasportare granché. Allora. Ora in teoria posso andare a creare perché dovevo fare la cassa, grande scatola di stoccaggio. Creiamone una. E mo con questa bella cassa di stoccaggio posso andare a conservare le cose. Qui ci abbiamo molta più capacità, insomma, possiamo mettere dentro molta più legna. Andiamo a conservare la legna, anzi andiamo a conservare praticamente tutto. E possiamo tornare a spaccare legna. Lo posso riparare questo? No, perché giustamente mi sono svuotato completamente. Teniamo un po' di fibra, no, perché per riparare questo ci vuole... No, ci vuole paglia. Ne ho poca, tanto. Paglia, selce, legna. Ripara. Allora, tu come stai combinato? Sei salito di livello? Due livelli hai. Allora, a te ti do senza ombra di dubbio. Beh, peso, caspita, il peso proprio non esiste. 126. Non lo potrei manco cavalcare.
Meglio, sale pochissimo. È di livello molto basso, c'ha un peso inesistente. Io trasporto 500, lui 140. Praticamente appena ci salgo sopra dice: oh, dice scendi che me stai è come voler cavalcare un piccione. Non puoi cavalcare un piccione, no? Uno è troppo pesante per il piccione. Poveraccio. È come se io peso 600 kg e lui massimo ne trasporta 140. Come famo? 500, insomma, wow. È un bel problema. Allora, comunque, se voglio aggiornare casa, mi serve legna, paglia, e facciamo la casa di legno, perché quella di paglia va giù che è un piacere. Quella di paglia, sì, non dura niente. È una buona idea avere un rifugio un po' più resistente. Leggermente resistente. L'unico vero edificio buono è quello di metallo, ma il metallo è troppo presto per vederlo. A parte ciò, devo sbloccare qualcos'altro. Un altro livello. Purtroppo non abbiamo un... Oddio, oh cacchio, m'ha visto. Che sto duro è! Cacci sua! Questo era resistente. Che cacchio di livello era? 110! Porca vacca se era tosto! Senza arco e frecce sarei crepato probabilmente. Sicuro, anzi. Ci sono voluti sei frecce. Di solito ce ne basta una o due. Quelli di livello più basso. Ma questo era tosto. Allora, andiamo a vedere se possiamo fare questo aggiornamento di casa. Lì c'è un altro ptranodonte. Solo che la mazza l'ho lasciata a casa, pure la carne in teoria. Allora, voglio solo vedere che livello è. Livello 90, questo sì che è buono. Livello 90, potremmo provare a prenderlo. Ma sai che... perché no? Livello 90, ci si può provare. Oh, male che vanno, lo prendo. Però bene che va, lo prendo. Solo che io da buon intelligente lascio sempre la mazza a casa, non me la porto dietro. Vabbè, intanto mi vado a svuotare un attimino. La carne mi serve. Questo non mi serve, non mi serve, non mi serve, non mi serve. Mi serve la carne e mi serve la mazza. Ok, mangiamo. Ok, vediamo se non è andato via. Lo pigliamo, che il livello 90 è un affare. Livello 90 è un affare. Altro che il livello 20. Oddio, chi è quello? Quello mo lo famo fuori perché è un impiccione. Questa è una rottura di scatole. Ma è da vedere se quello è ancora qui. Sarà volato via, vero? Sarà volato via. Cavolo. Mi sa che se n'è andato.
Vabbè, in genere non è che vanno lontano, eh. Sarà volato via. Ah, dove sei? Dove sei? Da, che sfortuna. Avessi avuto la mazza con me e me la devo portare dietro. Vabbè, magari capiterà che lo ribecchiamo, dai. Allora, il castoro non è cattivo, vero? Però se gli sto alla larga non è una brutta idea. Cos'è sto verso? Ah, il castoro, eh. Mi sono preoccupato un po'. No, niente, è sparito, peccato. Niente, peccato, è sparito via. Peccato, è volato via, dai, non c'è. Non lo vedo. Andiamo un attimo a vedere quello invece. Questo non è male. Questo non è male. Inserisci pesce crudo pregiato. Sì, ciao, dove te lo vado a pia? Pesce crudo pregiato. Quello non lo troverò mai qua. Allora, se l'ammazzo mi dà carne. Non è... No, aspetta, no, però questo scappa via. Cioè, devo correre dietro, lasciamo perdere, va. Andiamo a fare casa, va. Gli devo correre dietro per ammazzarlo. E a dire la verità, mena. Mena pure, quindi non mi va di rischiare di crepare. Lasciamo sta. La carne non mi manca. Niente, peccato quindi per il Pteranodonte livello 90. Ma prima o poi prima o poi passerà di nuovo. Allora, che ora è in gioco? L'una meno 20. Prima che fa giorno qua. Allora, tu sei salito di livello senza fare un cavolo, vero? Salute, vigore, peso, lui va benissimo, più o meno. Vabbè, boh, non lo so, non lo so, facciamo un po' di peso. È vero che è poco poco più di me, però in teoria lui riduce un po' il peso di quello che c'è dentro, in teoria. Vabbè, salute, vigore, ossigeno, ma sì, ma questo tutto peso devo fare. Diciamo. Livello disponibile. Un livello disponibile. Andiamo di vigore che mi finisce molto in fretta. Allora, mo che vado a sbloccare di bello. Conservatore, il frigorifero, vai. Mangiatoia per gli animali, ci sta. E... no, questo non mi serve. Il cesso... no, la sedia non è il cesso. Ah, non lo so, vabbè, poi sblocco. Ah, tanto sono solo 15 punti. Pasta cementizia, questa la devo sbloccare prima o poi. Niente. Niente, buono così. Allora, abbiamo sbloccato il frigo, tanto vale che famo quello. La casa per ora ce l'abbiamo. E il frigorifero, conservatore, track. Allora, questa è una... E poi non costa niente, dai. Ci vuole... Vabbè, ho tutto 30 di pietra. Un po' di paglia, un po' di legna. Paglia. Legna. E fibra. Ok. Andiamo a crearne uno. Conservatore, crea uno. Ma dobbiamo fare un'altra cosa importante però. Allora, questo è il frigorifero. Lo mettiamo qua accanto. Ora, questo qua per funzionare richiede... Questo per funzionare richiede la polvere pirica. Mo la andiamo subito a fare. Ci vuole pietra e selce. Selce. E la pietra che fine ha fatto? E pietra, selce. E fa la polvere pirica. Non è granché.
Allora, togli questo, togli questo, togli questo. Metti la carne a cucinare. Ah, potrebbe servirmi per addomesticare gli animali, a dire la verità. Vabbè, allora. Polvere pirica. A proposito, è vero. Abbiamo il frigo, mo. È vero, mettiamo nel frigo la carne che non marcisce. Tutto quello che ha una barra marcisce. Quindi mettiamo nel frigo tutto quello che marcisce. Mo possiamo mettere nel frigo le cose. Così la carne mo dura molto di più. Prima marciva molto in fretta. Ah, però mi sa che forse è meglio cucinarla, perché da cotta dura molto di più. Da cruda dura molto di meno. Mi sa che la carne è meglio cucinarla, così la famo durare decisamente di più. Che da cotta, da cruda dura di meno. Mettiamo un po' di legna, se no il fuoco si spegne. Ok, livello disponibile. Boh, salute. Questo non mi serve più. Ecco, fucina di raffinazione per fare oggetti in metallo. Perfetto, piccone in metallo. Mi serve il bancone, l'accetta da sbloccare. E questo qua lo dobbiamo fare. Track. Questa si deve fare pure. È importante. Allora, paglia. Ah no, non ci vuole paglia, no. Ci vuole pelle. Ma non sto a capire che è sta roba. Ma è, cos'è quel 42? Ah, la pelle, sì. La pelle, la pelle, la pelle. Ci vuole pelle. Ci vuole parecchia pelle. Quella. Devo andare ad ammazzare qualche animale. Magari qualche dodo. Ma se ne porto lui? Mi può dare una mano? Mi può dare una mano ad attaccare gli animali? Lui mi può dare una manina ad attaccare gli animali. Così possiamo cacciare in due invece che da solo. Vabbè, questo qua è molto semplice. Sì, assai è dura. Bravo. Bravo. Anche se aspetta, non te lo magna. Te pareva. È vero, mi sono dimenticato che se lo mangia però. Vabbè, un po' di pelle la prende, ma ne prende troppo poca. Ne piglia poca però lui pelle. Che cos'è quel coso? No, aspetta, qui ci stanno i piragna, oi. Aia, ma chi è che mena? Difatti il piragna è, ecco chi è che mena. Ci stanno i piragna qua, me ne stavo dimenticando. Allora, cacciamo questo. Sì, però tu con le ali. Ho mancato. Non lasciamene un poco. 34 di pelle, buono. Sì, però mi voli troppo vicino, Ma lì ce n'è un altro, vediamo che cosa vuole quello.
Inserisci carne cotta pregiata, un altro fissato ca roba pregiata. Ma fai poco di danno però, eh. Ammazzalo, ammazzalo. Ti devo dare una mano per davvero? No, no, mi dai, fermo, fermo, fermo. Perfetto, perfetto. Abbiamo recuperato un bel po' di pelle. Abbiamo recuperato parecchia pelle, difatti mo ce l'abbiamo tutta la pelle, mo è una cavolata fare la fucina di raffinazione. Così possiamo raffinare il metallo. Cortesemente atterri? Ma per me puoi anche rimanere in volo se ti fa piacere. Allora, mi serve... Che mi serve? La pelle ce l'ho. Pietra, tanta pietra. Mo non ce l'ho tutta sta pietra. Ma è impossibile. Ah, non ho pietra. Zero proprio. Ah, già, perché l'ho messa qua dentro, è vero. Pietra. Manca la selce e manca la fibra. Non è che ce l'hai tu. No, tu non ne hai. Fibra e selce. Vabbè, una cavolata, dai. Ah, pietra un pochino, dai. Ancora selce per la polvere pirica. E adesso mi serve un po' di fibra. Ok, possiamo fare la fucina. Perfetto. Meno male che non ci stanno i piragna in questa zona. Ah, sei atterrato alla fine, va bene. Quindi andiamo a creare una bella fucina. Questo se si può riparare, no, perché mi manca la paglia. Se magari lo chiudi sto coso. Ripara. Ripara tutto. Inventario. Fucina. La piazzo più o meno qua, dai. Allora, questo ci va ovviamente legna e metallo. E così convertiamo il metallo. Però aspetta, ora che ci penso, il banco. Questo banco richiede lingotto di metallo, perfetto, proprio quello serve a me. Allora, altro metallo ce l'abbiamo qua. Lo mettiamo a cucinare. Già mi ha fatto un lingotto. Un po' di legna. Ok. A posto, stiamo a fare già i lingotti di metallo, raga. Va bene, raga, il tempo vedo che l'abbiamo finito. Direi che per ora, direi che ci fermiamo. Abbiamo fatto anzi molte cose oggi, tante cose. Abbiamo anche preso un optranodonte, abbiamo iniziato a produrre di tutto e di più. Ragazzi, spero tanto che il gameplay vi sia piaciuto. Mi raccomando, come sempre, commentate, iscrivetevi, lasciate un bel pollicione in su. Ci becchiamo, ragazzi, ciao alla prossima!